In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane, ti vestivi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi». Ogni uomo e ogni donna è creato ad immagine e somiglianza di Dio. Questo è il dato biblico, da cui ovviamente prescindiamo. Che poi arrivi dal fango, da un processo di evoluzione, a livello teologico non è così fondamentale. Anche il fatto scientifico, ad oggi appurato, che l'uomo derivi dalla scimmia, non toglie nulla alle verità bibliche. Le molecole e gli atomi con i quali è composto l'uomo sono gli stessi del creato, nessuna obiezione su questo. Ma di una cosa siamo altrettanto certi: Dio ha effuso su queste molecole, che siamo noi, lo Spirito Santo, il quale ci ha elevati rispetto ad ogni altro elemento della natura. Questo valore aggiunto risiede nella immagine e somiglianza. Ora, i padri della Chiesa hanno voluto un po' giocare su questo concetto di immagine e somiglianza, provando a dargli delle caratteristiche più puntuali. L'immagine è un calco statico che rimane indelebile in ogni uomo. La somiglianza invece è dinamica, si può perdere e la perdiamo. Per cui ogni uomo porta nel cuore la nostalgia di Dio grazie all'immagine, ma difficilmente riesce a indirizzare mente e cuore verso Dio, proprio a causa di una somiglianza smarrita. Causa di questa lacerazione è il peccato originale. Il peccato ci impedisce di essere pienamente ad immagine e somiglianza, pur essendo strutturati così. Un po' come un computer, il cui hardware è perfettamente funzionante, ed è l'immagine. Ma il software fatica a configurarsi, e questa è la somiglianza. Ora, qual è stata la strategia di Dio? Il ripristino della somiglianza. E come l'ha attuata? Consegnandoci il suo volto, alla cui immagine siamo stati creati, cioè Gesù Cristo. In fondo la nostra vita è una continua ricerca del volto di Dio, che è in fondo il nostro vero volto, dato che siamo stati creati a sua immagine e somiglianza. «Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto», ripete il Salmo. E ancora: «Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto». Ecco, quel volto è il volto di Gesù. Allora lo Spirito Santo cosa fa? Ci restituisce quel volto. E ogni volta che rispondiamo di sì, si aggiunge un pezzettino in più, fino a ristabilire pienamente la somiglianza in noi. A quel punto si realizza il processo di cristificazione e di santificazione.
Ecco, spero di non essere stato troppo difficile, ho provato a sintetizzare, ma diciamo in conclusione il messaggio è questo. Preghiamo con forza lo Spirito Santo per divenire santi come Lui è santo. Buona attesa della Pentecoste.